Ildebrando Pizzetti è stato uno dei più importanti compositori italiani del Novecento. Nato a Parma nel 1880, ha vissuto in un periodo di grandi cambiamenti nella musica. Fin da bambino, ha mostrato un grande interesse per la musica, grazie anche all'influenza del padre, che era un musicista. Questo amore per la musica lo ha portato a studiare al Conservatorio di Parma, dove ha iniziato a sviluppare il suo stile unico. Pizzetti ha scritto molta musica, tra cui opere, musica da camera e musica per orchestra. Uno dei suoi lavori più famosi è l'opera Fedra, che ha debuttato nel 1915. Quest'opera è nota per la sua intensità emotiva e per l'uso della lingua italiana in modo elegante e poetico. Un'altra opera importante di Pizzetti è Assassinio nella cattedrale, basata sull'opera teatrale di T.S. Eliot. Con queste opere, Pizzetti ha mostrato il suo grande talento nel combinare musica e poesia. Oltre a scrivere musica, Ildebrando Pizzetti ha lavorato come insegnante. Ha insegnato in importanti conservatori italiani, come quelli di Firenze e Milano. Molti dei suoi studenti sono diventati a loro volta compositori e musicisti di successo. Grazie al suo lavoro come insegnante, Pizzetti ha avuto un grande impatto sulla musica italiana del suo tempo. Una curiosità interessante è che Pizzetti ha amato molto la cultura antica e la storia. Questo interesse si vede nelle sue opere, dove spesso ha usato storie e leggende della tradizione italiana e greca. Ha anche scritto libri e articoli sulla musica, condividendo le sue idee e le sue opinioni sul mondo musicale. Ildebrando Pizzetti ha lasciato un'eredità importante nella musica italiana. La sua musica è piena di passione e profondità, e riflette il suo amore per la poesia e la storia. Ancora oggi, le sue opere vengono eseguite nei teatri e nelle sale da concerto di tutto il mondo. Ildebrando Pizzetti è stato uno dei più importanti compositori italiani del Novecento. Nato a Parma nel 1880, ha vissuto in un periodo di grandi cambiamenti nella musica. Fin da bambino, ha mostrato un grande interesse per la musica, grazie anche all'influenza del padre, che era un musicista. Questo amore per la musica lo ha portato a studiare al Conservatorio di Parma, dove ha iniziato a sviluppare il suo stile unico. Pizzetti ha scritto molta musica, tra cui opere, musica da camera e musica per orchestra. Uno dei suoi lavori più famosi è l'opera Fedra, che ha debuttato nel 1915. Quest'opera è nota per la sua intensità emotiva e per l'uso della lingua italiana in modo elegante e poetico. Un'altra opera importante di Pizzetti è Assassinio nella cattedrale, basata sull'opera teatrale di T.S. Eliot. Con queste opere, Pizzetti ha mostrato il suo grande talento nel combinare musica e poesia. Oltre a scrivere musica, Ildebrando Pizzetti ha lavorato come insegnante. Ha insegnato in importanti conservatori italiani, come quelli di Firenze e Milano. Molti dei suoi studenti sono diventati a loro volta compositori e musicisti di successo. Grazie al suo lavoro come insegnante, Pizzetti ha avuto un grande impatto sulla musica italiana del suo tempo. Una curiosità interessante è che Pizzetti ha amato molto la cultura antica e la storia. Questo interesse si vede nelle sue opere, dove spesso ha usato storie e leggende della tradizione italiana e greca. Ha anche scritto libri e articoli sulla musica, condividendo le sue idee e le sue opinioni sul mondo musicale. Ildebrando Pizzetti ha lasciato un'eredità importante nella musica italiana. La sua musica è piena di passione e profondità, e riflette il suo amore per la poesia e la storia. Ancora oggi, le sue opere vengono eseguite nei teatri e nelle sale da concerto di tutto il mondo.